Ok. Sergio Grifoni, candidato sindaco di Obiettivo Comune, Alleanza Civica e Fratelli d'Italia. E in questo momento lo scrutinio ufficialmente è a 7 sezioni di 42, consiste al 31,2, 31,3 e Grifoni al 29,9. Come commenta questo primo risultato a spoglio in corso? Sì, innanzitutto ecco, come ha detto, è un primo risultato parzialissimo, però dai dati già che ci arrivano da parte dei nostri rappresentanti di lista sembra che questo risultato si stia consolidando un po' da parte in tutti quanti i seggi. Lo commento in maniera molto positiva, perché va al di là di quelle che erano le aspettative, cioè era logico, oggettivo che ci sarebbe stato il ballottaggio. L'unica preoccupazione che si aveva era che il centrodestra, tutta l'area del centrodestra, era divisa in tre parti, con i tre partiti schierati in ogni singola parte, e questo significa in qualche modo dover suddividere i consensi. Avere questa alta percentuale, che si avvicina moltissimo alla percentuale di Andrea Sisti, che rappresentando il PT e soprattutto rappresentando 5 liste contro le nostre 3, è fortemente incoraggiante. Quindi diciamo che è un risultato che, se dovesse confermarsi con questi numeri, va molto al di là di quelle che erano le nostre aspettative. Si considera fin da ora pacifico il ballottaggio. Come impiegherete queste 2 settimane? Avvierete interlocuzioni con le altre forze di centrodestra che, ricordava, hanno sostenuto candidati differenti? Batterete palmo a palmo la città? Come impiegherete queste 2 settimane? Ma io ritengo che per quanto riguarda il discorso della nostra strategia, dovremo prima vedere quelle che sono le varie forze dei singoli partiti e dei singoli schieramenti. Metteremo in campo tutte quelle che sono le armi che possiamo utilizzare. Quando dico di armi, ovviamente parlo sempre di strategie, di strumenti, di pubblicità che abbiamo utilizzato fino adesso, ovvero sia vogliamo parlare con la gente, vogliamo incontrare la gente, perché è proprio dalla gente che arrivano i consensi. Quindi questo sarà, io sono stato abituato sempre a stare in mezzo alle persone e mai come adesso lo farò in queste 2 settimane. Un'ultima domanda, Grifoni, proprio rispetto alla gente: abbiamo registrato un'affluenza la più bassa dell'Umbria, al 58,1, la più bassa delle amministrative mai convocate in città. Come mai, secondo lei, che si sente di dire, anche in vista del ballottaggio? Ma io mi sono fatto un'idea: secondo me noi stiamo pagando la litigiosità. In questi mesi, in questi ultimi anni, siamo stata una comunità fortemente litigiosa, con acredini non soltanto di carattere politico, ma purtroppo anche con acredini personali, e quindi tutta questa litigiosità porta alla sfiducia, al disinteresse, alla rassegnazione. E infatti nel mio programma, nel nostro programma e quello della mia coalizione, della coalizione che mi sostiene, al primo punto c'è la pacificazione della città. Se noi l'andremo a pacificare, andremo a scegliere il dialogo piuttosto che il muro contro muro, io sono convinto che gli spoletini ritorneranno al voto, perché lo hanno sempre fatto e ci siamo sempre distinti nell'ambito regionale. Grazie.